5 minuti inizia la dimostrazione di primo soccorso. Siete tutti invitati da questo lato della piazza per visionare un intervento che quotidianamente svolgiamo. Adesso assisteremo a una simulazione di un intervento di primo soccorso in occasione di uno scenario traumatico, ossia abbiamo simulato un investimento di un ciclista da parte di un'autovettura. Allora, come possiamo vedere, il primo soccorso ha inizio quando un passante, accortosi dell'evento, dà subito avviso al 118, quella chiamata di soccorso. In questo momento il primo soccorritore è gli occhi della centrale operativa 118, per cui darà indicazioni precise sul luogo dell'evento, indicando la località, la via, la piazza, il numero civico di fronte al quale è avvenuta la scena, e cercherà di descrivere la scena che ha davanti, per cui descriverà lo stato di salute della vittima dicendo se si muove oppure si lamenta, e valuterà allo stesso tempo anche se sono presenti altre persone coinvolte nella scena. Hai visto che è uscito l'osso? Dell'equipaggio, per cui già segna subito i ruoli a tutti i membri del proprio equipaggio e valuta le vittime coinvolte. Nello scenario abbiamo simulato quella che è una frattura esposta al lato inferiore destro della vittima ed è una situazione particolarmente insidiosa per il soccorso. Di fatto è una situazione in cui i muncoli ossei fuoriescono dalla ferita attraverso, quindi all'esterno attraverso una soluzione di continuo della cura. Sarà importante trattarla bene sia per la mobilizzazione che anche soggetta a notevole rischio infettivo. Poi vedremo come la soccorrerà. Come potete vedere, un soccorritore si è collocato alla testa della vittima e la mantiene ferma. Infatti in una situazione traumatica dobbiamo sempre sospettare un'eventuale lesione della colonna vertebrale, per cui è importante mantenere sempre l'allineamento della testa, del collo, del tronco e degli arti inferiori. L'altro soccorritore, che vedete ai piedi, sempre da ciclista, traziona l'arto inferiore che è fratturato per mantenerlo sempre fermo. Intanto viene collocato un cosiddetto collare cervicale, sempre per mantenere l'immobilizzazione della colonna cervicale. Adesso vediamo come viene medicata la frattura esposta alla gamba. Viene trattata con una garza sterile in modo tale da evitare il rischio infettivo e poi verrà immobilizzata con quello strumento che vedete arancione, sarà la cosiddetta steccopenda da depressione, che consentirà di mantenere immobilizzati i capi ossei. Come potete vedere, un altro membro dell'equipaggio si sta occupando invece dell'occupante dell'autoveicolo. Abbiamo simulato un autista in evidente stato di intossicazione etilica, in questo caso viene soccorso, vengono valutati i parametri vitali, viene offerto anche a lui un collare cervicale, essendo comunque subito un trauma, però viene rifiutato poi dalla vittima. Viene medicato perché ha un'evidente frattura, una ferita lacero-contusa alla tempia. Ma come l'hai tirato su tutto questo braccio? Ma guarda, non lo so, mi fa... Davvero, non le sbaglie, no! Isa, c'è un'altra. Cosa? Quello? Sì. Senti, ragazzi, sono giù. Ah, papà!
Giacomo dove? Giacomo? No, ma io qua l'ho fatto dietro, no, no, vai. Adesso vedremo come deve essere mobilizzata la vittima per il trasporto in maniera traumatica. Come vedete, questa che viene portata sul luogo dell'evento è la cosiddetta tavola spinale, cioè un'asse rigida sulla quale verrà collocata con una manovra particolare il corpo della vittima, che consentirà ancora una volta l'allineamento della testa, del collo, del tronco e degli arti inferiori. Come sapete, il rischio principale di un'eventuale, una sospetta frattura di una colonna vertebrale è che nel caso ci sia una frattura delle ossa, dei corpi vertebrali, questi possono muoversi, spostarsi ed essendo altamente taglienti possono creare una lesione al midollo spinale, che è un'importantissima via di collegamento tra l'encefalo, tra il cervello e la restante parte dell'organismo, importante per coordinare i movimenti e anche la sensibilità. Questa manovra richiede, come potete vedere, più soccorritori coordinati tra loro, e quindi una manovra che il primo soccorritore, ossia chiunque noi che possiamo chiamare il 118, non può eseguire da solo, ma deve richiedere necessariamente l'intervento di un soccorso qualificato. Come vedete, viene spostata mantenendo sempre l'allineamento, un soccorritore manterrà l'allineamento del tronco, un altro degli arti inferiori. Adesso, per assicurare il corpo alla persona alla tavola spinale, viene utilizzato un sistema di cinghie particolari che si chiama sistema ragno, che consente ancora una volta di evitare i movimenti. Sta bene! Michaela, venga qua, non vado a disturbare gli altri. Michaela, stai bene, Michaela. Non c'è niente, mi sei venuto addosso alla macchina. Potete vedere che l'elemento importante nel soccorso sarà anche evitare che eventuali assanze, queste persone possano interferire col soccorso creando disturbo, e quindi il soccorritore si occuperà anche di questo. Sono delle assicurazioni, cosa sto facendo? Ma non avevi sulle braccia tu? Anche la cintura, cioè la pantaloni. No, quella della macchina, non c'è la cintura della macchina. Adesso vengono posizionati dei cuscinetti vicino alla testa della vittima, e questo servirà a liberare il soccorritore che si è collocato alla testa, in modo tale che sia ben immobilizzato senza necessità di trattenerla manualmente. Ma porta via! Mi porta la macchina, voglio indietro! No, basta, la via, questa qui è matta, va! Ma sta bene! Mi sei venuto addosso la macchina! Ma che cosa ha la gamba? Sta la macchina, ho bruciato anche la macchina! Ma che la macchina non c'è niente! Vediamo là! Vado, porti via! Vado, porti via, perché qua c'è la roba! Ma io non loro! Io sto bene! Lei lo tiene in ambulanza? No, no, sono la macchina! Adesso arrivano i vigili! Adesso l'ambulanza è pronta per il trasporto verso l'ospedale, intanto il capo servizio, il responsabile dell'equipaggio, ha chiamato il 118, sarà comunque sempre in contatto con la centrale operativa 118, che avrà assegnato un codice colore, cioè un grado di gravità dell'urgenza, e avrà assegnato quello che sarà il pronto soccorso da cui trasportare la vittima. Perché sto qua con la macchina? Guardate che sto qua con la macchina! Ma che dove andà? L'ospedale andà? Io signora mi sbaglio. L'autista dell'autoveicolo viene trasportato anche lui al pronto soccorso. Abbiamo simulato una situazione in cui l'altra donna occupante del veicolo invece rifiuta il trasporto. Dov'è la situazione? Ma come? Dov'è la situazione? Adesso arriva il 20!
vai che va. Non toccare l'assicurazione, non la pagare. Ed ecco è l'ambulanza, adesso posso portare la vicina al pronto soccorso. Grazie a tutti dell'attenzione.